1852 nasce il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. 105 anni sono passati, una lunga storia permeata di ferma dedizione al dovere e di cosciente spirito di sacrificio. Le nuove generazioni devono essere degne di quelle che le hanno precedute. Naturale quindi che coloro che intendono entrare a far parte del corpo vengano sottoposti a minuziosi esami per controllare la loro ineccepibile efficienza fisica e la specifica attitudine. A questo provvede con i suoi perfettissimi e ingegnosi strumenti il centro psicotecnico della Scuola Allievi di Roma. Vista, udito, prontezza di riflessi, facoltà analitiche e sintetiche dei singoli vengono meticolosamente scandagliate. Una severa selezione che assicurerà al paese individui in grado di servirlo nel migliore dei modi. Gli allievi, una volta terminato il corso, prendono il loro posto nei vari settori in cui si articola il fronte dell'ordine e della legalità. Alcuni entrano a far parte della polizia scientifica. Impareranno a risolvere attraverso indizi apparentemente irrilevanti le complesse vicende dei delitti. Altri vigilano sulle strade. Coloro che viaggiano in automobile hanno imparato ad apprezzare l'insonne e onnipresente attività di questi uomini. Sono 7.000. La rete stradale da sorvegliare ha uno sviluppo di 174.000 chilometri. Bastano queste cifre per comprendere i prodigi di abnegazione che la stradale deve compiere perché la circolazione non si trasformi in un caotico e mortale carosello. Sotto la neve, la pioggia, il sole cocente, essi sono lì sull'asfalto per soccorrere, aiutare e nel caso imporre la salutare legge della prudenza. Ed ecco quelli della marittima. I loro compiti diventano di anno in anno sempre più complessi ed impegnativi in relazione al crescente movimento di navigazione portuale e costiera. Ogni giorno migliaia di passaporti devono essere controllati, migliaia di pratiche attentamente esaminate. Ma non basta. Le veloci motovedette devono anche vigilare scrupolosamente lungo tutte le nostre estesissime coste e sui suoi innumeri compiacenti approdi. Lungo la rete ferroviaria, in quelle frontiere create dallo straordinario sviluppo dell'aviazione civile, agli estremi confini della patria, altri uomini, altri compiti delicati e gravi di responsabilità. E ancora cortesia e comprensione al servizio del turismo, tutti aspetti di un unico fine. Abbiamo già detto che solo individui dotati di un fisico perfetto e robusto possono entrare a far parte del corpo. Ciò spiega come le guardie di pubblica sicurezza annoverino degli ottimi campioni nelle più svariate discipline agonistiche. Frequentemente il nome delle Fiamme d'Oro, la società sportiva del corpo, figura ai primissimi posti nelle classifiche delle più svariate competizioni. E numerosi sono gli atleti delle Fiamme d'Oro che hanno saputo tenere alto in campo internazionale il prestigio dello sport italiano. È il frutto non solo di eccezionali doti personali, ma anche dell'impegno posto dall'amministrazione della pubblica sicurezza nel curare e affinare la preparazione atletica degli uomini. Oggi questi uomini, con una spettacolare dimostrazione di efficienza e di disciplina, nella verde cornice di Piazza di Siena festeggiano il 105° anniversario della fondazione del corpo. La presenza del capo dello Stato, che è accompagnato dal ministro degli interni onorevole Tambroni, dal capo della polizia dottor Carcaterra e dall'ispettore del corpo tenente generale Galli, conferisce particolare solennità e prestigio alla giornata. Davanti al folto pubblico, con ineccepibile schieramento, si dispongono 9 battaglioni per un complesso di 3.000 uomini, in rappresentanza di tutte le specialità del corpo. Ha ora inizio la parte più entusiasmante della celebrazione, il saggio formale di alto addestramento, eseguito da un battaglione della Scuola Allievi Guardie di Roma. È tale la perfezione dei movimenti, la cronometrica regolarità del succedersi delle figurazioni, che tutto sembra naturale, istintivo quasi. E invece questi risultati sono resi possibili solo da un profondo senso di disciplina, liberamente accettata, che è il fondamento della divisa morale di questi uomini. Le file si intersecano, si compongono e scompongono con mirabile sincronismo. Si direbbe quasi che i passi vengano guidati da un unico pensiero. È il frutto di un addestramento rigoroso e intelligente a un tempo.
l'intera durata del saggio non il menomo passo fuori tempo, non la più piccola incertezza. Un risultato che più di qualsiasi discorso vale a sottolineare l'altissimo grado di preparazione dei reparti. Volge al termine. Ultima augurale immagine la Stella d'Italia. A cerimonia conclusa, il Presidente della Repubblica ha espresso il suo vivo compiacimento per la magnifica prova di addestramento e di salda efficienza. Il miglior premio per questi uomini, sulla cui bandiera è scritta a caratteri d'oro la parola dovere.